Peter, benvenuto al tuo primo giorno. Doc, potrebbe sembrare sciocco, ma... Che devo da fare? Come infermiere è importante sapere come funziona ogni reparto dell'ospedale, quindi oggi mi serve che tu assista in chirurgia. Mia sorella sa attaccare i ventricoli meglio di te! Non è ebreo! Andiamo tutti insieme, non è ebreo! Wow, le 3 del mattino! In pratica abbiamo chiuso il locale! E che seratona! Abbiamo cantato pure 2 canzoni! Ti dispiace se ti bacio? Forse però dovrei masticare una gomma prima. Ho mangiato la mortadella a cena. Vieni qui da me. Oh, che bello baciare una mortadella! Questo braciola che faccia te di Rudy Giuliani, antipasti di Miguel Corleone a Sicilia di film, Mario Batali al gropo buca di Beppo Ford Coppola. Oh, ah, mamma mia! Guardate, c'è una cartoleria elegante. Facciamoci un giro lento e molliamo piccole puzzette. Belle queste cartoline rigide. Queste sono di un bianco acceso. Il font Century Gothic. Mi scusi, questo negozio è solo per piccole puzzette. Qui a fianco c'è un Leeds per quel genere di cose. Ah, mondo cane, diarrea d'ansia. Ah, ora va meglio. Oh, Holly abita qui? Tu sei il nuovo sfigato con cui esce mia madre. E tu devi essere il figlio di cui non mi ha mai parlato. Naja, daher steckt er jetzt fest. Wir sind gleich zurück. Prendo parte alle repliche dei Griffin in Germania. La versione tedesca dei Griffin è offerta dalla sezione porno di internet uomini che fanno... Quei ragazzi al mio fianco eravamo l'organizzazione criminale più potente di Coag. Vivevamo come dei re finché le cose non cominciarono a precipitare dopo il furto alla Lufthansa. Volevamo avere un basso profilo, ma non tutti erano d'accordo. Ehi, occhi aperti, è rubato! Indovinate chi ha un ragazzo? Entra! Ehi, salve a tutti! Salve! Posso parlarti un attimo nella cucina di Joe? Cioè nella nostra cucina? No, i loro snack sono migliori. Allora, quel ragazzo di Meg, scelta interessante. Sì. Senti, so che Joe ha le cheez-its, ho visto che le mangiava prima, ma dove sono? Non le troverai mai. Ne mangiavo una montagna e così per scherzo ho detto Bonnie, me le devi nascondere, e l'ha fatto, me le nasconde, così non mi annoio come un orso polare allo zoo. Auguri, possono essere ovunque. Scusa se non ti ho detto che ho un figlio. Ma alcuni uomini si spaventano. Non preoccuparti, sono bravissimo con i bambini. In realtà ne ho uno anch'io. Oh, ma che dolce! E quanti anni ha? Non saprei. Quando è uscito Ratatouille? Beh, vado a finire di prepararmi. Perché voi intanto non vi conoscete meglio? Allora, hai un papà che vai a trovare per qualche settimana? Papà si è trasferito in Florida. Magnifico! E dimmi, che classe fai, piccolo? La seconda. Ma non mi dire, le cose saranno diverse rispetto ai tempi miei. Ora ci sono un sacco di sparatorie. Come? No, io volevo dire che... Vuoi dire che portano le pistole a scuola? Cosa? No, non sto dicendo che... E sparano ai bambini. Beh, ti puoi nascondere sotto il banco. Il banco non servirebbe a nulla. Sono pronta? Andate d'accordo voi due? Certo, alla grande. Dai, andiamo a mangiare un waffle, così dopo ti mostro le mie carcasse di caccia con l'arco. È perfettamente normale per un appuntamento. Ehi, straniero, sei tu quello nuovo che suona il piano? Indosso un gilet o no?
Cos'è questa musica da effeminati? È la ballerina del carignon di Richard Clayderman. E come facciamo a scatenare una rissa con questa? Magari niente risse per oggi. Magari chiudiamo gli occhi e sorridiamo. Dove mi trovo? Sei un robot della Westworld. Vivi in una simulazione generata al computer. Sì, già non mi interessa più. Toccami i piedi! Toccami i piedi! Buon pomeriggio, cittadino. Mi chiamo Wild West e sono candidato a sindaco. Posso sapere come ti chiami? Bruce. Piacere, Bruce. Se non ti dispiace, vorrei arrotolarti nel modo corretto il tubo per innaffiare il giardino. Oh, ok. Sai, Bruce, ogni tubo ha una memoria. E tu devi ficcarti dentro quella memoria. Lo vedi questo vizio? Io, sì, lo vedo. Beh, il tubo è molto desideroso di tornare alla sua forma originaria. Se sai fare un bel lavoretto di mano, dovrebbe raddrizzarsi in un attimo. Oh, misericordia! Ah. Se ti serve una mano per la tua campagna, ho molta esperienza nel maneggiare i tubi. Ragazzi, vi ho preso i cappellini, li teniamo sulla statua, oh cazzo! Cazzo? Ma non è quel parrucchiere per donne in fondo alla strada? Sì, lo conosco, ci vado spesso. Non lo metto il cappello con scritto cazzo. Dai, se gli mando 3 amici mi regalano una messa in piega. Ditegli che vi manda Mary fa scintille, ma la mia famiglia non deve saperlo. Dove si trova questo posto? Peter, chiunque sostenga quella statua è solamente un razzista. Razzista? Sarebbe razzista un bianco che pesa 140 kg e guarda porno con i neri? Tieni, Peter. Quel tavolo di uomini d'affari ti ha offerto una birra. Quale tavolo? No, non guardare. Lascia venire loro da te. Non avete letto il mio libro, vero? Peter, stanno andando via. Verranno. Stanno entrando in una macchina. Escono dal parcheggio senza guardare. Oh no, un autobus li ha presi in pieno. Verranno, ho seguito le regole. Peter, non possono venire, sono morti. Quel giorno ho perso il mio scintillio. Ero solo Mary a quel punto. Ah! Salta su. Ehi, Peter, guarda qua, la mia nuova sedia a rotelle elettrica! Ah! Ehi! Ehi! Serve una mano? Tutto ok, ho scritto a Bonnie. Aspetta, ha risposto con l'emoji del pollice in giù. Sì, accetto quella mano. Quagmire! Ora della morte, Bob. 8 e 8. So leggere i numeri. Non ce l'hai più, è revocata. Sbaglia spesso a usare quella battuta. Andiamo, devi vivere, dai, ho bisogno di te. Devi avere qualcosa per cui vivere. Me, tu mi odi, te lo ricordi? Ricordalo! Non dovrebbe fare qualcosa, sta pestando un paziente morto. Oh sì, ha ragione. Idea buona numero 47, Fight Club, ma con gente dell'ospedale. Tu mi hai salvato. Perché? Perché io ti odio. Ogni giorno mi sveglio senza sapere se sbucherai dal nulla per colpirmi in faccia. Salto su ogni volta che si apre una porta. Mi guardo alle spalle ogni volta che mi chino per allacciarmi le scarpe. E accendo la luce del portico prima di andare a dormire per vedere se sei appostato lì. Tu hai idea di quanto questo sia emozionante? Quindi non ti ho salvato perché mi sei simpatico. Ti ho salvato perché... perché io ti odio. Anche io ti odio, Peter Griffin. Sentite qua, Melania è stata deportata in Slovenia e poi si è impiccata in una prigione europea. Cavolo, Peter, che cosa farai con la mafia? Tranquillo, ho un piano. Mi nasconderò e cambierò identità con un nome che nessuno ha mai sentito. Roberta Brown.
Peter, è il nome di mia figlia! No, è una tipa che seguo su Instagram. Forse ho trovato una soluzione. La polizia sta cercando di distruggere la mafia di Rhode Island. Se riuscissi a organizzare un incontro per parlare delle vostre divergenze con un microfono nascosto, li arresteremmo. Testimoniare contro la mafia? Mi fai così stupido? Il mio figliolo! Ecco perché quelle uova sembravano urlare. Ok, lo faccio. Ma se io sono in pericolo, lo è anche Chris. Devo avvisarlo di stare attento. La dolce vita di Dwight, questa di Beverly Hills e BMW. Ai, che cazzo or, mio amor? Italiana, c'ho pace, telefono a Boiardi. Grazie. Uno momento, vieni testa verde con Don Carmine Ragusa. Ciao, Francesco di Napoli.